questa mostra vediamo il Guayaquil di oggi, vediamo lo sviluppo e la crescita di Guayaquil, che poi è diventata la città più grande dell'Ecuador oggi, con circa 3 milioni di abitanti. Si vede lo sviluppo del porto e come, essendo una città di porto, come il porto ha, diciamo, influenzato tutta questa crescita e anche ha creato un fascino per tanti immigrati, perché Guayaquil ha accolto tanti immigrati italiani e soprattutto liguri, perché l'80% della migrazione italiana in Ecuador era ligure. E quindi non è casuale che oggi ci sono tanti ecuadoriani a Genova. È un percorso storico. Ci sono tante donne sposate con i genovesi, ci sono bambini nati qua a Genova di magari padre ecuadoriani e una madre genovese, italiana, e io lo vedo tutti i giorni. Secondo me c'è un'integrazione che non è visibilizzata. È un'integrazione, se noi andiamo alla scuola a vedere i bambini di 5 anni che ancora non hanno imparato le differenze culturali che noi adulti passiamo ai bambini, c'è un'integrazione bellissima. C'è un'integrazione anche perché molte ecuadoriane hanno un contatto familiare con le persone italiane. Se lavora una persona a casa mia, già c'è un contatto che non avrò mai in un ufficio. Quella persona prende cura dei miei cari, di mia mamma, dei miei bambini, e quindi c'è un rapporto più speciale, perché quella persona prende cura delle persone più importanti nella mia vita. Se i giovani non hanno un'alternativa, non hanno una speranza di cosa fare nel futuro, allora non vedono cose positive da fare, e quindi bisogna noi fare qualcosa per aiutarli. È un tema che ci preoccupa, però io non lo vedrei come un fenomeno isolato, è parte di un problema della società, e quindi bisogna lavorare in diversi aspetti, a scuola, alla casa, servizi alla famiglia, lavoro, e quindi è un tema molto complesso. I dati della questura ci dicono che ci sono circa 20.000 ecuadoriani con permesso di soggiorno nella provincia di Genova, però ovviamente a questo numero che ho detto bisognerebbe aggiungere persone che non hanno permesso di soggiorno. Ogni famiglia ha una persona sicuramente senza un documento, quindi possiamo dire che si potrebbe pensare a 30.000, 35.000. Questi sono numeri che ci danno una guida, però non abbiamo i numeri esatti.